Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Sophia the Traveler, un gioco uscito l'11 di aprile di quest'anno. Costa 8,79€ a prezzo pieno, poi l'offerta lancio sarebbe 7€ qualcosa. Che cos'è? Lo andiamo a provare subito. Ci sono vari livelli ed è una storia, un'avventura grafica ambientata a Venezia, un hidden object, come si definisce. Infatti, vediamo, lo esploriamo insieme. A Mike piace sempre molto nascondersi con Sophia se si sta... E si sta nascondendo di nuovo. Ok, abbiamo, come avevamo già visto in quel gioco dei viaggi nel tempo, in pratica, i vari oggetti che dobbiamo trovare. Quindi può essere molto interessante e nonché molto rilassante. Infatti abbiamo trovato uno degli elementi. Ora dobbiamo trovare il cane. Adesso abbiamo anche la possibilità di vedere la mappa, quindi con tutta la zona, e quindi muoverci in una zona definita della... Ok, e questo è... Ah, per fare la foto, ok. Sarebbe bello, ok. Allora, vediamo un attimo. Tiene la lente di ingrandimento ogni 6 minuti. Ok, quindi questo è un aiuto di cui però non vogliamo usufruire. Abbiamo un osso da trovare, veramente molto carino questo gioco da fare, anche insieme magari dei bambini, se avete figli, insomma, nipoti, o ci volete giocare insieme. Ah, ho cliccato... Che si sta avviando, perché tante volte è possibile magari cambiare degli elementi. Ok, mi manca allora lei che suona, che è qua. Yeah! E mi manca un pappagallo che sarà sull'albero probabilmente, magari mi toccherà muovere un pochino. No? Eccolo qui. Yeah! E l'osso potrebbe essere... No? È carina questa cosa che alcuni elementi sono nascosti. Infatti, vediamo se è qua è possibile modificare l'erba. No. Eccolo qua. Bello. Voglio fare un viaggio con il mio microfono, Polly, e la mia amata chitarra. Si va a Venezia. Quindi lei prende i libri, li legge e trova la destinazione. Presumo, no, è arrivata qua. Ok, abbiamo da trovare lei che legge. Sofia di solito legge molto sulla... Ah, poi c'è anche l'indizio. Legge molto sulla sua destinazione per prepararsi alla partenza. Poi arriveremo a Venezia, presumo. Quindi legge molto, quindi tecnicamente cerchiamo di fare mente locale. Siamo... Ok, lei l'abbiamo trovata. Siamo in questa casa molto particolare. Fuori c'è il camper con cui sta viaggiando, presumibilmente con i suoi amici. Il cane piace il cibo davvero tanto e quindi dobbiamo capire dove potrebbe essere. Allora, intanto, vediamo se ci sono volatili, perché immagino sia il suo pappagallo, quindi potrebbe essere qui. Abbiamo trovato il gatto involontariamente. La chitarra, un libro, l'orologio cucù e... ce ne sono tanti di oggetti qua. Ma partiamo dal fondo. Sì. Sta cantando. Il gatto, pensa di essere il gatto più bello che ci sia. Eccolo qua. No, non è quello perché deve avere questa immagine qua. Quindi, vabbè, non sappiamo dov'è. Lo troveremo. Non è neanche questo. Non lo so. Ci penseremo. Il pappagallo è qua. Intanto non era tra gli alberi. Poi l'orologio cucù è qua. Vediamo qua. La console dei giochi sembra essere nascosta in un cassetto. In un cassetto. Il cassetto sarà questo. Eccola qua, infatti. Apriamo anche l'altro. Eccolo qua il gatto. Era lì, sotto gli occhi di tutti. Abbiamo il cappello. Sofia teneva sempre il suo cappello sulla mensola all'ingresso. All'ingresso di casa sua. Il cane. Ha trovato anche quello. Eccolo qua il cappello. Questo. Ci sono così tanti fiori sul portafiori che è difficile vedere cosa c'è dietro. Sì, ma quale portafiori? Questi? No. Si può accendere la lampada? No, ma poi presumibilmente non sul camper, immagino. Sul portafiori. Ci sono dei cassetti anche qua. Se ne apre uno solo, dei due.
cosa ci manca? Quello, il libro. Ok. Sofia è solita fare dei diari di viaggi nella sera. Quindi la sera è qui. Eccolo qua. Il portafiori sarà questo, presumibilmente. Eh sì, eccolo qua. Era qui. Cosa manca? Manca la chitarra. La musica. Aspetta, che. La musica è il sogno di Sofia che possiede questa chitarra da anni. Eccola qua. Bene. Ma non è finita, manca l'osso. La cosa preferita di Mike sembra essere caduta nell'erba. Ok, quindi sarà qua. No. Ah, praticamente continuando a cliccare l'erba cresce. Va bene. Però questi sono i fiori, non nell'erba. Eccola qua. Viviamo in un mondo così grande, finché sarò in viaggio, ogni giorno sarà ancora più prezioso del. Vabbè. Andiamo avanti. E si va in nave, finalmente si arriva a Venezia. Ok. Pappagallo, il cane, sta male, ha mal di mare. No, si incontrano. Vabbè, si viaggia verso Venezia. Mike ha un po' di mal di mare, sta dormendo nella sua cabina. Quindi, tecnicamente. Vediamo un po', c'è modo di accedere? No, non si entra all'interno. Allora, Sofia piace immortalare le foto. Immortalare su foto le cose che la circondano mentre viaggia. Quindi sicuramente sta facendo foto. Ah, ma qua c'è anche questa, è pieno di navi qua. Ok, questo è uno squalo. No, un pinguino. Un delfino. Allora, lei immortala foto, quindi tecnicamente. Minchia, quanti ce ne sono? E questa è tosta, eh. Eccola qua. Sappiamo che lei viaggia qua, quindi. Però, cavoli, stanno andando un sacco di gente. Allora, il cane sta dormendo nella sua cabina. Ma la sua cabina qual è? Dobbiamo aprirle tutte. Eccola. L'osso. Non riesce a trovare il suo osso, potrebbe. Polly potrebbe sapere qualcosa al riguardo. Chi è Polly? Vabbè. Allora andiamo avanti. Pappagallo. Il pappagallo Polly, ok. È in qualche modo coperto dalle piante, quindi abbiamo l'indizio che siamo in mezzo al mare, ma potrebbe esserci qualche pianta. Qua ci sono delle casse che possiamo aprire, che magari salta fuori qualcosa. Anche le botti, apriamo tutto. La pianta, no, non c'è niente. Continuiamo a guardare le piante. È molto bello perché si va avanti in modo molto, diciamo, metodico, cercando di esaminare ogni particolare. E poi magari troviamo anche qualcosa involontariamente coperto dalle piante. C'è questo tizio qui che sta viaggiando così. Questo nuota. Le piante. E io clicco tutto, ma non trovo niente. Ho trovato non so cosa, ma qualcosa. Ah, le persone, ok. Allora, dobbiamo trovare un po' di persone. Il cameriere, che secondo me potrebbe essere su una nave del genere. Questa l'ho trovata, l'ho vista prima. Il cameriere, il pianista, c'è da trovare, no? Vabbè, andiamo avanti. Vediamo se. Eccolo qua. Pappagallo era lì. La chiave. Ha lasciato la chiave sul peschereccio. Che è questo, il peschereccio, immagino, perché. Stanno pescando. No, potrebbe non essere questo, ma questo. Bisogna distinguere il peschereccio. Ah, vedete che tirano su. Ok. I pesci, anche qua immagino allora. Ok. Peschereccio qua. No, ma questo non è un peschereccio. Bisognerebbe capire questo. No, io clicco anche sulle persone. Ok, questo l'abbiamo trovato. No, vediamo qua. Pescare c'è questo, ok. Magari sotto il pesce. No, nelle casse. Pescare c'è questo, sicuro. Però sarebbe da capire dove. Ha lasciato la chiave. Abbiamo questo, il cameriere.
No. Vabbè, anche qua. Vediamo se c'è dentro qualcosa. No, non si clicca niente. Questi due qui, no. Questo. No. Queste le abbiamo già aperte prima. Non trovo il cameriere. No, no, no. Questo. C'è una signora con i capelli bianchi che saluta. Beh, vediamo dopo con la lente di ingrandimento. Intanto andiamo avanti e cerchiamo sto cameriere, che è quello con il col vassoio in mano girato verso destra. Eccolo qua. No, no, ma potrebbe essere qua, perché lì c'è già un cameriere. Aspetta un po'. No. Poi probabilmente voi lo vedete, io no. Qui non c'è qua. Ce n'è uno, ma non è lui, che tiene in mano un piatto. Eccolo, questo era un altro. La signora con i capelli bianchi che saluta. La salutano tutti. No. Questa è un'altra ancora. Manca la chiave. Continua. Eccola qua la chiave. Vista dopo. Che poi sono fedeli all'immagine che c'è qui. Quindi mi manca l'osso. Polly potrebbe sapere qualcosa a riguardo. Ma Polly era qui. Eccolo lì. Bene, e a sto punto mi manca solo il cameriere, il pollo, vediamo un po'. Si sta raffreddando e Charlie, il cameriere, sta pensando a cosa fare dopo. Ok, allora, adesso abbiamo una lente di ingrandimento, quindi sperimentiamo come funziona. Qua. No. No, non... Cosa c'è qui? Però qua mi sa che... Eccola la signora che saluta, perfetto. Mi manca solo il cameriere. Era lì ben nascosto quello. Cameriere, eccolo qua. Cameriere però può essere anche speculare. Infatti vedete che è girato al contrario. Mi manca il pollo. Il pollo si sta raffreddando e Charlie, il cameriere, sta pensando cosa fare dopo. Quindi si sta raffreddando. Il pollo potrebbe essere qui. Però non vedo piatti. Qua c'è gente che mangia, ma... Sarà anche come dei grandi sogni, no, ok. Però non sappiamo chi è dei due. Vediamo se c'è qualche altro cameriere qua che... No. Non vorrei dover aspettare. Abbiamo anche questo. Il signor detective sembra aver scoperto un nuovo indizio in cima alla nave. Non è questo. In cima alla nave. In cima alla nave, non è questo. Mamma mia! Ah, c'è anche l'aereo. Ma c'è gente anche qua. Mamma mia! Anche sicuro che possiamo concludere l'affare. Mamma mia, ma quanta roba c'è! C'è il fotografo. Ah, ma c'è... È enorme sta mappa. Bisogna esaminare tutto. Sì, beh, tanto i pesci li abbiamo già visti. Questo fa foto. Ma non è lui, perché vedete che ha il cappellino. È proprio totalmente diverso. Ok, no.
In cima alla nave. No. È finito. No. Beh, questo livello mi sembra che è piuttosto lungo. Si sta andando verso Venezia e l'avventura continuerà ovviamente a Venezia. Io non voglio adesso continuare qua a tediarvi, perché è una cosa che va goduta con calma, con tutta la calma, esaminando tutte le scene. Ed è un gioco, eccolo qui il fotografo intanto, è parecchio rilassante, devo dire. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, il prezzo è assolutamente onesto, ovviamente questa fa questo gioco fa parte di quella nicchia che a tanti piace e tanti no, degli hidden object con una storia molto soft, molto easy che procede andando avanti. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, vi saluto, vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!